Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come piantare i peperoni cornetti rossi. Allora, faccio vedere soltanto come piantare i cornetti rossi, perché i cornetti gialli ancora mi devono arrivare. E poi per piantarli c'è lo stesso metodo. Allora, visto che qui ci sono ancora i piselli e non posso concimare, perché altrimenti dopo i piselli vengono... cioè si possono anche ammalare, perché poi concime non ce ne vuole. Adesso ci accosterò della terra sulla vecchia rincalzatura per ammorbidirlo un pochino e li poggerò su questa vecchia rincalzatura, perché fra una decina di giorni dovrò estirpare in questo modo, eh. A tra poco. Adesso trapianteremo i peperoni. Eccomi qua. Che sono questi? Li trapianteremo a circa 35-40 cm gli uni dagli altri, avendo cura dopo di irrigarli abbondantemente. Mi raccomando, se avete molto spazio, cioè scusatemi, se avete più spazio rivolto verso la luce, i peperoni gradirebbero molta luce. Però visto che se la luce del sole è troppo forte e anche il caldo, se la mettete proprio in una parte molto soleggiata, i peperoni possono, diciamo, scottarsi, avere delle scottature, rovinarsi. Quindi se avete la parte molto soleggiata, vi consiglio di metterci della rete bianca. Così vengono protetti, oppure metteteli nella penombra. Ad esempio, se avete un solco di fagioli molto alto, mettetelo tra il solco di fagioli e la luce, così saranno protetti un pochettino. E tra le file, mi raccomando, metteteli a circa 70 cm o 60 cm, dipende da quanto spazio avete. Adesso finirò a piantarle tutte. Spero che questo video vi sia stato utile. Lasciate like, se non vi siete iscritti iscrivetevi e alla prossima, e condividete anche il video e seguitemi anche su Instagram, dove mi chiamo Antonio Persico 2006, dove pubblico molte storie sull'agricoltura. Ciao e buon orto a tutti.